Mario Mantovani, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare, anticiparci quello che sarà l'incontro di domani a Passaggi Festival, domani 30 agosto dalle 17 alle 19, per quanto riguarda l'incontro che lo vedrà protagonista. Mario Mantovani, lo ricordo, è presidente della CIDA e vicepresidente Manager Italia. Ora, visto e considerato che le sigle sono sempre a volte molto poco comprensibili, che cosa sarà mai CIDA? CIDA è la Confederazione dei Dirigenti Italiani, quindi raggruppa le organizzazioni dei dirigenti privati e anche di quelli pubblici. I dirigenti pubblici sono anche quelli scolastici, che oggi sono sui giornali molto spesso, sono anche i medici ospedalieri, quindi siamo un raggruppamento molto ampio di persone che guidano le loro organizzazioni ogni giorno, cercando di superare questa fase così difficili. Siamo un po' quelli che non si sono mai fermati in questi mesi, cercando prima di riorganizzare le aziende per lavorare in smart working, poi cercando di capire chi può entrare e chi non può entrare in azienda. E oggi siamo un po' le soglie di questo settembre, che da tutti viene dipinto come il red d'azione del nostro paese, e diciamo che qualche razio appaia, si manifesti e si riesca a traghettare verso un futuro un po' migliore di quello che abbiamo vissuto. Mario Mantovani, mi sembra di capire dalle parole che lei ha detto, mi sono reso conto di una cosa, che molto è stato raccontato dai media, dai giornali e così via in questo tempo di pandemia su molti aspetti del lavoro, ma forse non sono stati raccontati con la giusta dovizia proprio le persone che lei citava poco fa, ovvero coloro che devono dirigere, che devono decidere alcune cose all'interno delle aziende e delle istituzioni. Ma guardi, condivido, tanto che i primi di maggio, proprio il giorno prima della fatidica riapertura, abbiamo organizzato una maratona con i manager. In pratica è stata una giornata intera in cui abbiamo portato su web gli interventi di oltre 400 colleghi, per testimoniare questo in maniera molto rapida, molto diretta, come avevano vissuto, come stavano vivendo, che cosa facevano, pensavano queste persone, che comunque nel bene e nel male, facendo anche errori come tu, inventando soluzioni nuove, reagendo, hanno tenuto in piedi ciò che è stato possibile tenere in piedi nel nostro paese in questi mesi. Sì, c'è spesso una carenza di racconto, pieri che solo talvolta suscitano, stimolano l'immaginario, no, delle persone. Molto spesso ci occupiamo di aspetti abbastanza operativi, insomma, non da sognatori. Però questo libro che ho scritto invece cerca di guardare il futuro, quindi di aprire delle prospettive che ci distacchino in un attimo dalla quotidianità, o meglio partano dalla quotidianità, dalla concretezza, per provare a prendere in mano il nostro futuro. Io parlo addirittura di tre futuri, perché poi il futuro in qualche modo è concentrico, no? E quello che facciamo oggi ha effetti sul domani, dopodomani, quindi un futuro di breve termine, su quello che poi è possibile realizzare nell'arco di 5, 10, 15 anni, e su un futuro proiettato sulle prossime generazioni. Il libro è pubblicato dalla Guerini Associati, la casa editrice Guerini. Il lavoro ha un futuro, anzi tre, il libro che lei presenterà domani nel corso di questo incontro. Però prima di entrare dentro il libro, io metto ancora il dito nella piaga, Mario Mantovani, mi scusi, perché questo è un aspetto importante, perché ogni categoria desidera essere raccontata nei problemi soprattutto e così via, ma la mia domanda è: voi che siete manager, che contatti, che rapporti avete con le istituzioni governative? Ma noi abbiamo rapporti che sono abbastanza altalenanti, abbiamo una frequentazione istituzionale continuativa, CIDA ha questo ruolo, quindi abbiamo partecipato ad esempio agli stati generali, partecipiamo costantemente alle audizioni parlamentari, abbiamo rapporti con i principali ministeri, a partire da quello del lavoro, il nostro interlocutore principale. Sono altalenanti perché purtroppo, ma questo non siamo soltanto noi, si alternano momenti di grande apertura apparente, sono stati per esempio gli stati generali,
generali, quindi momenti in cui c'è un'apparente ricerca di un confronto e di una discussione a altri periodi in cui sostanzialmente la politica sparisce, si richiude nelle sue stanze, elabora testi lunghi e complicati, e poi alla fine di quello che si è detto in questi incontri rimane abbastanza poco. È difficile, oggi forse più che in passato forse c'erano dei riti più consolidati, anche se l'effetto forse non era diverso, il percorso sembrava più chiaro. Oggi bisogna trovare occasioni di confronto ovunque si presenti, e alle volte anche parlare a suocera perché nuora intende, insomma. Quindi la maratona è stata pensata anche con quella lì. E adesso entriamo in dettaglio, seppure nella brevità di questa conversazione, anticipando un po' i temi che percorrerete domani nell'incontro a Passaggi Festival, partendo dal libro Il lavoro ha un futuro, anzi tre. Oggi Mario Mantovani, mi permetta, una delle parole più difficili da pronunciare, e da pronunciare, lo dico con estremo rispetto, è la parola lavoro. Perché troppe volte si sentono cose che poi vengono contraddette, ed è vero, sono tempi difficili per il lavoro, per tutti, sia per chi deve organizzarlo sia per chi deve farlo, ovviamente. Però è necessario nel contempo, e infatti il titolo dell'incontro di domani a Passaggi Festival è Futuro Presente, è necessario nel contempo traguardare questa crisi e guardare oltre. E questo libro, Il lavoro ha un futuro, anzi tre, va veramente dentro questa possibilità del futuro lavorativo. Ma sì, l'idea da cui è partito il libro è quella di far uscire il lavoro da una nicchia in cui spesso si trova di addetti ai lavori, no? Cioè chi parla di lavoro, parlano i sindacati, parlano di lavoro, i consulenti del lavoro, gli esperti, cioè è diventato, come tanti altri temi, una materia per specialisti, piena di regole, piena di norme, e in qualche modo serve, credo, un ripensamento, se vogliamo anche filosofico, dell'idea di lavoro che porta con sé, un'idea di società, un'idea di relazioni tra le persone. Il lavoro a un futuro è nato come titolo, se vogliamo, in risposta ad un certo movimento di pensiero che adesso forse la stiamo un po' dimenticando, ma qualche anno fa è stato forte, che portava a dire che il lavoro non ha un futuro, ma il lavoro è una fatica, è una necessità che l'evoluzione tecnologica tenderà sempre di più a superare. Quindi il problema è fornire una quantità di denaro necessaria alle persone per vivere, aiutandoli però a distaccarsi sempre di più da questo onere atavico di lavorare. La mia risposta è esattamente l'opposto, cioè il lavoro è uno degli elementi fondamentali di costruzione di una società, e quindi l'idea di segmentare la società tra chi lavora e non lavora, avere tante persone che non lavorano, è comunque fallimentare, anche stampando tutta la moneta che vuoi, anche pensando che non generi nessuna inflazione, perché viene proprio meno il contratto sociale, cioè la ragione per cui ciascuno di noi contribuisce al mondo in cui vive, e di conseguenza riceve un certo tipo di ritorno, e quindi di ricostruire in realtà un futuro sociale e anche economico proprio partendo dal lavoro, portando modernità e snellendo e cambiando norme che sono anacronistiche, come la distinzione troppo netta tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, faccio questo esempio, e comunque ripartendo di lì per ricostruire appunto un modello di società basato sul contributo di ciascuno. Il lavoro è questo alla fine in una società moderna, il patto che facciamo tra di noi e con gli altri per contribuire in qualche modo al funzionamento e allo sviluppo del mondo in cui viviamo. Mario Mantovani, giorni fa noi abbiamo conversato insieme con un altro ospite di Passaggi Festival, Marco Braccone, giornalista della Repubblica, a proposito della smaterializzazione del lavoro, perché questo è un elemento importante, e si arriva a dire che non esiste più tanto il lavoratore come era stato definito ai tempi dello statuto dei lavoratori, no? Ma di funzioni, ecco. Oggi come oggi il lavoratore sta sparendo, esistono sempre più le funzioni. Questo che cosa comporta dal punto di vista di gestione, di organizzazione del lavoro, pensando sì all'oggi, ma guardando e pensando soprattutto al futuro?
Io adesso non so cosa intendesse per funzioni esattamente, il giornalista che lei ha citato. Quello che vedo è come grande trasformazione all'interno di tutte le organizzazioni è che oggi sono presenti intelligenze umane e intelligenze artificiali, cioè al di là dell'introduzione delle intelligenze artificiali in senso stretto, però l'utilizzo di sistemi informatici, che non è una novità, è un fatto in crescita ormai da mezzo secolo, ha fatto sì che l'organizzazione sia basata appunto su macchine e persone che lavorano insieme, in qualche modo si intrecciano tra di loro e c'è uno spostamento continuo di funzioni, se vogliamo, tra uomini e semplificando. E quindi oggi costruire, essere manager, che cosa significa? Avere responsabilità di persone, e questo era così anche nel passato, di risorse finanziarie, e questo pure fa parte della cultura del manager, ma anche di tecnologie. Cioè avere la responsabilità di introdurre, modificare, gestire tecnologie nuove e vecchie, combinandole insieme alle persone. Questo vuol dire che sì, il lavoro cambia, ma il lavoro che sparisce è frutto di una visione troppo ristretta di lavoro. Cioè, è chiaro che se noi definiamo il lavoro come la prestazione di un'opera legata ad un tempo, ad un numero di ore, ad un luogo fisico, sì, questo forse sparisce o si riduce, non lo so. Però il lavoro non è quello. Il lavoro, io credo che sia appunto il contratto che facciamo per mettere a disposizione nostre capacità, nostre facoltà, per condividerle. La parola condivisione e quindi anche l'economia della condivisione, che in qualche modo si contrappone a quella dello scambio, in cui il lavoro secondo me è stato costretto un po' a forza, cioè noi in realtà non scambiamo niente. Non è vero che diamo tempo in cambio di corrispettivo. Questo appunto è un modello di un certo tipo di economia che in qualche modo è in fase di superamento. Noi condividiamo, sappiamo farlo, mettiamo a disposizione. Pensate ad un artista, ad esempio, non è che quando compone una canzone o la suona la ceda, non cede niente, la condivide con tutti quelli che vogliono ascoltarla. Mario Mantovani, il concetto è molto chiaro, però lo chiedo a lei, in quanto lei è ai vertici dei manager in Italia, ma secondo lei non è che quando parliamo di lavoro siamo veramente aperti al futuro e con grande speranza, giustamente, ma in verità poi alla fine quando dobbiamo confrontarci praticamente mettiamo sul tavolo di fronte a noi un ragionamento che è ancora forse un po' troppo novecentesco? Sì, indubbiamente, come tutte le fasi di trasformazione convivono il vecchio e il nuovo, no? In questo senso il futuro è concentrico, il futuro ha un avanti ma anche un indietro, cioè è sempre condizionato da ciò che è accaduto nel decennio precedente, nel secolo precedente, quindi indubbiamente è così, ci sono, ma non soltanto aree del paese o settori che sono più o meno avanzati, ma spesso nella stessa azienda convivono aree di lavoro che hanno criteri molto, molto datati e altre molto più innovative. Io credo che quello che è accaduto in questi mesi abbia portato qualche cambiamento, cioè ci abbia fatto capire che tutto sommato il numero di ore, la presenza fisica non è poi così importante per molti tipi di lavoro, per altri evidentemente sì. Però ha portato concretezza in cambiamenti nel mondo del lavoro di cui prima si parlava un po' nei convegni o venivano praticati da non più del 10% delle aziende. E allora il futuro, Mario Mantovani, di questo lavoro che anzi ha un futuro molto particolare, cioè ne ha tre, quali potrebbero essere praticamente in maniera sintetica? Allora c'è un primo futuro che è un orizzonte di breve termine che io identifico con quello anche del mandato di legislativo, no? Cioè un futuro a 5 anni, cosa si può fare cambiando le norme? Questo è un futuro su cui dobbiamo agire, credo rapidamente, semplificando le norme del lavoro e rendendole più aderenti alla realtà. Prendo due titoli, ho già fatto la distinzione tra lavoro dipendente e autonomo, facendoli convergere in un'unica figura di lavoro organizzato. Un altro tema è quello aperto in questi mesi dallo smart working, quindi in qualche modo rivedere l'assetto dei contratti nazionali introducendo questa nuova logica. Poi c'è un secondo futuro
che è quello in cui possiamo permetterci di fare quelle che spesso vengono chiamate le riforme, ma comunque di cambiare strutturalmente alcuni meccanismi, un futuro sul quale incidono per esempio la demografia, quindi il numero di persone che sarà in grado di lavorare nei prossimi anni, ma anche l'allungamento della vita media. E quindi il ripensamento dei sistemi pensionistici, cioè rimettere ordine in una costruzione basata sul welfare, in cui l'Europa ha avuto e ha tuttora una leadership nel mondo, ma che necessita di un forte aggiornamento. È un futuro questo, 15, 20, 25 anni, in cui ci sono anche rischi molto forti di divaricazione tra persone che hanno prospettive di crescita e di sviluppo, anche di tipo economico, ma non soltanto, anche culturale, e persone che rischiano la marginalità, vuoi per i cui sono nati, vuoi per le zone della città, vuoi per la difficoltà di tradurre la conoscenza, portare conoscenza in determinati luoghi a determinate persone. Quindi è un rischio, cioè questa immagine, insomma, della grande segregazione tra classi di nuovo riemergenti di persone che dobbiamo assolutamente evitare. Il terzo futuro è molto più lontano, probabilmente, perché abbiamo già dei germi, è un ripensamento un po' più complessivo del modello economico, come accennavo prima, basato sullo scambio, che è nato per scambiare beni nei mercati fisici, oggi probabilmente necessita di introdurre alcuni concetti di condivisione, di piattaforma, quindi idee nuove in economia che è importante cominciare a sviluppare, perché appunto servono tanti anni per renderle concrete, e prima che esploda il modello attuale tirato un po' troppo per i capelli, è bene che qualche economista cominci a pensare al futuro. Domani 30 agosto, ultima giornata di Passaggi Festival a Fano, con l'incontro dedicato a futuro presente insieme con Stefano Da Empoli, Claudio Pettinari, Paolo Dello Vicario, con il coordinamento di Rosa Fioravante, e insieme con Mario Mantovani, presidente della CIDA e vicepresidente di Manager Italia. Prima di salutarci, Mario Mantovani, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Mi ha fatto compagnia il libro di Da Empoli, perché appunto parlando con lui mi sono ritrovato su molti temi. Lui parla di intelligenza artificiale, quindi è assolutamente complementare a quanto ho scritto io. E poi ho ripreso in mano un vecchio libro che avevo letto tantissimi anni fa, di Ernst Jünger, Il Trattato del Ribelle. Le pongo ancora una domanda, ma secondo lei, che fa parte di Manager Italia, i manager aziendali sono affezionati alla lettura di libri? Non tanto. E questo aspetto... Sono più affezionati della media, degli italiani, che è abbastanza bassa. E questo che cosa riflette sul lavoro, se i manager non sono affezionati alla lettura, secondo lei? Riflette due aspetti: una difficoltà di visione allargata, in che senso? Bisogna capire anche che tipo di lettura. Che non sia affezionato alla lettura di libri di management lo capisco, nemmeno io sono affezionato a lettura. E certamente questo perché bisogna uscire dal proprio seminato. Per lavoro, ecco, bisogna uscire dal proprio seminato, e quindi bisogna leggere cose laterali e parallele. Questo diventa abbastanza difficile, riflette quindi una minore capacità, si traduce in una minore capacità di avere idee innovative, di trovare soluzioni che magari vanno a pescare in mondi diversi, quindi nella capacità, noi siamo nel business school che bisogna ibridare i saperi e avere la visione di pensiero laterale, poi magari appunto non leggendo libri nel corso dell'anno vanifichiamo questa. Grazie. È una buona intenzione. È una buona intenzione, questo è già molto importante. Grazie, grazie davvero Mario Mantovani. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Buongiorno. Buona giornata.